altri. Ognuno ha la sua arte, ma tu hai la tua. E sei consapevole. Hai anche una compagna straordinaria che ti dice si può fare, si può volare alto, signore, si può volare alto, al di sopra del 15° piano. Si può. Bisogna crederci, perché le persone, penso che tu le abbia incontrate, che ti dicono non si può fare, lascia perdere, ma sei un perdente, sono molte di più di quelle che ti diranno, caro Roberto, si può fare, di quello parlavamo prima. Sono molte di più. Il 10% ti loderà, il 90% dirà, ma no, rimani a Sant'Agata dei Goti, no. Il tuo destino è un altro, è quello di volare alto, di far volare alto, alto gli altri. Ma dai anche un esempio agli altri, perché fai comprendere che se ci si impegna con il raziocinio, la passione, il rispetto delle regole e l'umiltà, si arriva dove si vuole, però bisogna crederci senza scendere a compromessi, perché non fa parte del tuo carattere e non fa parte neanche del nostro, Roberto. Dico la curatrice, parlavamo anche dei nostri scontri durante i collegi dei docenti. No, noi non ci stiamo a, come possiamo dire, inchinarci di fronte ad un dirigente che la pensa diversamente, come fanno tanti. Tornando all'Apocalisse, ditemi quanto tempo ho, perché sennò smetto. Se siete annoiati, se qualcuno è annoiato, alzi la mano, non si preoccupi. No, beh, allora andiamo bene. Un attimo, perché poi dopo mangeremo tutti. Allora, dopo la dotta disquisizione dei miei colleghi, io posso soltanto aggiungere questo, che qui dobbiamo vedere due assi. Ovviamente questa è un'opera di 2 metri per 3,75. Dice bene Carlo Roberto Sciascia, è un'opera che ci fa pensare subito a Guernica, ma c'è una differenza, che vicino a Guernica, ai lati di Guernica, ci sono sempre due guardie armate, vero? Al Museo Reina Sofia di Madrid, due guardie armate, qui ancora non siamo a quel livello, ma chissà. Allora, abbiamo l'asse delle ascisse e l'asse delle ordinate. L'asse delle ascisse è un asse temporale che va dall'eruzione del Vesuvio 79 d.C. ai giorni nostri. Giorni in cui, o meglio, giorni analizzati da Aniello, che da cronista diventa indagatore. Questi due personaggi, ovviamente lo stile è un po' cubista, c'è qualcosa di espressionista, ma soprattutto è cubista. Questi due personaggi rappresentano due potenti della terra che si fronteggiano. Immagino che tu abbia pensato ai presidenti degli Stati Uniti e della Russia e che magari mettono in pericolo, tra uno squillo e l'altro, mettono in pericolo quella che è la nostra civiltà. Ovviamente hanno i loro visi separati, o meglio, l'uno non guarda l'altro. Questa figura ha complimenti per il video, perché il video a sua volta è un'opera d'arte. Il video è straordinario. Non so chi l'abbia concepito, hai concepito tu, insieme. Quindi è un'opera d'arte in un'opera d'arte, perché veramente è qualcosa di incredibile quello che siete riusciti a fare. Ci avete fatto vedere il dipinto in tutte le sue sfaccettature, in maniera tridimensionale.